L'azienda torni a dialogare seriamente coi sindacati, favorisca il rilancio del servizio e la richiesta della SLC-CGIL che attraverso il suo segretario nazionale Graziano Benedetti oggi a Bergamo fa il punto della situazione. Dal 2006 ad oggi il confronto tra aziende e sindacati ha contribuito a stabilizzare oltre 25.000 lavoratori, ma la qualità del servizio a Bergamo, come in altre città italiane, è carente. A preoccupare nel medio periodo il possibile scorporo di BancoPosta, capace di mettere a rischio decine di migliaia di posti di lavoro. Vogliamo fare un accordo per la stabilizzazione dei precari in questa azienda che possa dare nuove risorse e copertura degli organici in questa azienda. Infatti abbiamo un incontro il 10 di aprile proprio su questo argomento. Di lì si creerebbe un trenino che trasporta lavoratori da una categoria, da una funzione all'altra, in modo tale da garantire le coperture d'organico che purtroppo al momento l'azienda non fa, non copre il turnover, non copre i buchi come per esempio la provincia di Bergamo, che a discapito della provincia di Milano è, come si può dire, sotto copertura. Poste Italiane conta su 164.000 addetti assunti a tempo indeterminato. C'è poi il problema degli esodati, dei licenziamenti concordati per alleggerire l'azienda. I sindacati cercano di alzare a 36 mesi il termine per presentare la domanda di pensionamento sulla base della passata normativa, in modo da ridurre da 5.000 a 1.500 coloro che nei prossimi mesi dovranno sottostare alla nuova riforma delle pensioni. Circa un centinaio i bergamaschi che, licenziati e per via della riforma Monti, erano rimasti senza lavoro e pensione. Il 4 aprile prossimo in programma una riunione sul tema anche con Confindustria. Quanto invece alle problematiche tecniche, posto a singhiozzo, mancanza di personale. Ma il problema è che l'azienda non applica l'accordo sottoscritto che prevede la copertura della scorta, non assume le persone necessarie. Di fatto si sono diminuiti oltre del 40% queste assunzioni e i buchi e le difficoltà a coprire una rete che è ancora fatta di persone, di uomini e donne, è del tutto evidente.